Cari amici, ben trovati. Voglio raccontarvi la storia di un enigma interessante. La storia dell'arte è piena di enigmi, ma quello del Narciso è particolarmente notevole. Questo quadro famosissimo pervenne alla Galleria Nazionale d'Arte Antica di Roma nel 1914 per donazione. Era appartenuto a un grande storico dell'arte, Paolo d'Ancona, oggi un nome non notissimo, ma rimarchevole. Ma il punto non è questo. Il punto invece molto importante è che questo dono non fu accompagnato da particolari notizie. Del Narciso non si sapeva nulla. Non era firmato, non era datato, non era documentato, non era citato da nessuno storico antico. E tuttavia Roberto Longhi, il grande conoscitore, ritenne che fosse un'opera del Caravaggio, anzi un'opera giovanile del Caravaggio, senza prove, senza documentazione, e mai, fino ad oggi, è emerso qualcosa di preciso. Non abbiamo documenti, nessuno nomina questo quadro. È stata trovata soltanto una vaghissima citazione, e cioè un certificato di esportazione che nel 1645 venne rilasciato da Roma per Savona, pensate un po', per un quadro raffigurante un Narciso del Caravaggio. E allora, sì, gli storici dell'arte si sono attaccati a questa flebile traccia. Non c'è nessuna prova che quel quadro sia appunto quello della Galleria Nazionale d'Arte Antica, e tuttavia molti credono che sia del Caravaggio. Questo quadro mostra un giovinetto, il mito del Narciso, che guarda la sua immagine nell'acqua, riflessa nell'acqua. Il quadro ha una peculiarità, chiunque l'abbia fatto, è diviso esattamente a metà, in due parti. Si vede Narciso sulla riva del laghetto che guarda lo specchio d'acqua e lo specchio d'acqua riempie l'esatta metà inferiore del quadro e vi si vede riflessa dentro l'immagine. Sembra una cosa ovvia, ma è più unica che rara. Il ragazzo porta un giubbetto che è fatto di un tessuto similissimo, quasi identico a quello di un abito portato da una ragazza raffigurata, questa sì con assoluta certezza, dal Caravaggio, quando era giovane, la Maddalena, il quadro che si trova nella galleria Doria Pamfili a Roma. Hanno lo stesso tipo di vestito, è una specie di velluto controtagliato, si potrebbe definire, una specie di broccato con dei disegni molto raffinati. È vero che la Maddalena è una donna e il Narciso è un uomo, ma la tipologia dell'abito è uguale, vestono alla stessa moda. Questo non è privo di interesse, perché la Maddalena è sicuramente un'opera giovanile del Caravaggio. Allora, questo elemento ha creato una qualche suggestione. Poi c'è un'altra cosa. In quell'anno 1645, che abbiamo appena citato, il grande collezionista Virgilio Spada comprò da un pittore suo amico, stimatissimo dell'epoca, il senese Niccolò Tornioli, un quadro, anzi una serie di quadri, ma uno particolarmente di enorme importanza per la storia dell'arte, Gli Astronomi, quadro che oggi si conserva alla Galleria Spada e rappresenta la classica disputa dell'epoca sul eliocentrismo o geocentrismo. Ci sono degli astronomi che discutono e uno di questi è un giovinetto che ha in mano il cannocchiale di Galileo Galilei e osserva una sorta di mappamondo. Quel giovinetto è nella stessa posa, quasi, del Narciso. E questa cosa ha molto impressionato gli storici dell'arte. Hanno sostenuto dunque che quel modello doveva essere molto noto e autorevole se viene citato in un quadro così importante. Tornioli è un nome oggi un po' dimenticato, ma è stato, intorno alla metà del Seicento, un grande artista. Ma non c'è nessuna prova che il Tornioli conoscesse poi così bene il quadro del Narciso e lo considerasse del Caravaggio. Qual è la verità? Che cosa possiamo dire seriamente su questo argomento? Certo è possibile che Tornioli abbia citato il Narciso, però è evidente la differenza di mentalità tra un pittore come Tornioli e un pittore come quello che ha dipinto il Narciso, perché non sappiamo se è veramente il Caravaggio.
Però una cosa la sappiamo, che il Narciso riflette una concezione dell'arte sobria, severa, anche nell'abito appunto del personaggio. E la stessa cosa si vede nella Maddalena penitente, che è certamente del Caravaggio, perché è attestata dalle fonti. Tornioli invece ci presenta un mondo di persone di estrema eleganza, di estrema cura nella presentazione, nell'abbigliamento, ricche potremmo dire, nel senso che ci fanno vedere un mondo sontuoso, elegante, lussuoso. Questo concetto del lusso non è poca cosa. Tornioli, vi ricordavo, era senese e non poteva non fare riferimento a una tradizione più vicina a quella della sua terra. A Roma, in verità, prima di Tornioli, c'era stato un pittore di origine senese, perché in realtà non era nato a Siena, ma era di nobile famiglia senese, che era Antiveduto Grammatica, morto da molti anni quando Tornioli dipinse il suo quadro, ma molto influente nell'ambiente romano. Ebbene, Antiveduto Grammatica era stato all'inizio del Seicento proprio il pittore per antonomasia, potremmo dire, del lusso, dell'eleganza, della raffinatezza. Se noi guardiamo alcuni quadri che Grammatica eseguì nei primi anni del Seicento, come Gli angeli suonatori del Museo di Lisbona o L'allegoria della musica, bellissimo quadro firmato, emerso da non molti anni alla nostra attenzione, noi notiamo una raffinatezza, una delicatezza, un modo di presentare le immagini che ci fanno pensare a una società elegante, raffinata, che non è quella del Narciso, che invece ci fa pensare al mondo della scienza, del rigore, della sobrietà. La spartizione geometrica del Narciso e l'impostazione del quadro con uno studio fenomenale del riflesso dentro l'acqua e quindi di un grandissimo problema di ottica attesta che il pittore che ha dipinto quel quadro è fondamentalmente uno scienziato, mentre il pittore che ha dipinto i quadri di Antiveduto Grammatica, cioè Antiveduto Grammatica, è molto più vicino alla moderna figura dello stilista, è vero. Del designer di moda. Ma non era così netta, naturalmente, nel fervidissimo ambiente romano, la contrapposizione tra la pittura di lusso e la pittura di scienza. In realtà, la pittura di lusso era già profondamente praticata in questo ambiente, che annoverava committenti, naturalmente, del massimo livello, dell'ambiente ecclesiastico, della nobiltà. Era richiesta una pittura di lusso per chi voleva esprimere il proprio status sociale attraverso l'arte. Ma la pittura di scienza non era da meno, se consideriamo che Roma all'inizio del Seicento è la patria della scienza. A Roma nasce l'Accademia dei Lincei. Sull'ambiente romano ha un influsso potentissimo il pensiero di Galileo Galilei. Roma è una città potentemente scientifica e nello stesso tempo potentemente lussuosa. E gli artisti esprimono questo fatto. Ebbene, prendiamo appunto Antiveduto Grammatica, un personaggio così significativo in questo senso. Egli è l'esponente forse di primo piano di questa dimensione del lusso, del benessere, del fasto che si vede nelle sue opere. Ma nello stesso tempo è profondamente coinvolto con la dimensione scientifica e il Narciso è certamente quadro scientifico per antonomasia. Lo studio del riflesso nell'acqua ha una qualità e un significato che hanno pochi confronti con la ricerca artistica di quel tempo. Ebbene, un'opera di Antiveduto Grammatica di grandissimo livello, Il trionfo di Davide, un quadro che è stato conosciuto da non molto tempo dalla comunità scientifica, mostra il celebrato soggetto, si vede Davide, il giovinetto che porta la testa di Golia sulla picca e le donne che vanno incontro a lui suonando e cantando in un tripudio che celebra infatti il trionfo. Beh, possiamo però osservare questo quadro sontuoso e lussuosissimo in un'ottica scientifica che probabilmente Grammatica pensò. Guardate il giovinetto Davide, dall'aria un po' mesta, magro, asciutto, e
provate a farlo ruotare e metterlo nella stessa posizione dell'immagine riflessa del narciso dentro l'acqua. Notate che si assomigliano e tanto, tantissimo. E notate che l'immagine riflessa del narciso nell'acqua non assomiglia così tanto al narciso stesso. Ma questo è veramente curioso, da un punto di vista scientifico. Se io guardo la mia immagine riflessa, dovrei vedere me stesso. E lo vedo infatti, ma me stesso è identico al me? Questo è il quesito della psicanalisi. Su questo argomento il dottor Freud ha lavorato non poco e lavorano tutti gli psicanalisti di questo mondo. Cosa vuol dire osservare se stesso? Il mito di Narciso, raccontato da Ovidio nelle Metamorfosi, è uno dei grandi emblemi della storia dell'umanità. Noi vediamo noi stessi e ci mettiamo nella condizione dell'autocompiacimento. Il narcisismo, per l'appunto, la parola deriva proprio dal mito. E allora il narciso che vede se stesso non vede se stesso, ma vede il giovinetto David nel quadro di Antiveduto Grammatica. Ma è possibile una cosa simile? È una nostra fantasia? È possibile. Ma l'arte a base scientifica è una forma di fantasia, e la fantasia è una scienza. Thank you.